casa il massimo del risultato, ed è subito la Coligiana a farsi pericolosa con un lancio lungo che trova fuori tempo Bettoni e entra Mugnai in area e Ubirti in uscita, probabilmente, con tutta probabilità, mette a terra il giocatore maglia numero 10 degli ospiti per il calcio di rigore, secondo noi giusto decretato dal signor Merlino di Pontedera. Dagli 11 metri non sbaglia il capitano biancorosso. Padano Football Club che prova in qualche modo a reagire, al 13° minuto Iaquilandi prova la conclusione, ma la sua sfera è alta sopra la traversa. Ancora Valdarno Football Club con il giovanissimo Fioravanti, classe 2001, che si libera bene degli avversari, poi va sul sinistro, la sua conclusione è nell'angolo lontano dove non può arrivare il estremo difensore Chiaruggi. Ancora Fioravanti al 43° minuto che, servito da Mirante, colpisce incredibilmente il palo negando così il raddoppio e la sua doppietta personale. Primo tempo molto positivo del numero 4 della Valdarno Football Club. Formazione che vanno al riposo sull'1-1 e al 12° minuto Bastianelli colpisce una traversa incredibile per il tentativo da parte dei ragazzi di Mister Bracchi di andare in vantaggio. Al 15° minuto è la Coligiana che prova invece su punizione con la traversa scheggiata dalla palla del giocatore biancorosso. Ancora Coligiana protagonista in negativo questa volta con l'espulsione di Silvestri, doppio giallo per lui, e quindi Coligiana in 10 uomini. Valdarno Football Club che prova a questo punto a colpire in superiorità numerica, Privitera in rovesciata, non trova la porta. Al 32° minuto Bastianelli si libera bene in area, ma il destro è fianco e facile presa di Chiaruggi. Al 38° minuto ancora fallo di mano non fischiato per un intervento da parte di un difensore della Coligiana su un rimpallo insieme a Mirante, direttore di gara che fa ampi gesti, ma dalle nostre immagini pare proprio che ci possa essere stati gli estremi per il massimo penalty. Valdarno Football Club che effettua tantissimi cambi come la Coligiana, 6 minuti di recupero e nell'ultimo minuto di recupero arriva la beffa per i colori giallo-blu con il contropiede di Di Leo che trova Ubirti a chiudergli lo specchio alla porta, ma nella ribattuta corta non sbaglia Ridolfi che incredibilmente mette il pallone in rete per il vantaggio della Coligiana. Inaspettato sia dall'una che dall'altra parte, bisogna dire proprio la verità. Quindi da poter essere lamentarsi di...